Allora, siamo qua con i nuovi gestori di questo polo d'eccellenza che diventerà tale, Andrea De Angelis e Stefano Marchio. Allora, Andrea De Angelis, chiediamo in che modo questo diventerà un polo d'eccellenza. Beh, è un impianto che comunque in tutti i casi già è un grande polo di eccellenza che noi intenderemo rilanciare oltre a quello che già c'è, quindi ulteriore valorizzazione, ma di trovare anche nuove attività sportive, nuove discipline sportive, in particolar modo dedicate al mondo dei giovani, alle famiglie e anche a eventi culturali e sociali. Quindi una grandissima struttura e dove noi cercheremo di apportare tutto quello che rappresentiamo, quindi dopo tanti anni di gestione impianti e di eventi come il mondo fitness cercheremo di portare qua tutte le eccellenze del settore e appuntamenti nazionali e internazionali. Quindi c'è l'appuntamento di un Open Day a settembre, è importante? Un grandissimo appuntamento Open Day a settembre, circa metà settembre, a breve faremo sapere la data dove e appunto proprio in questa occasione presenteremo tutta la nostra programmazione sportiva. A Stefano Marchio chiediamo, quindi ci sono tanti problemi da risolvere che state risolvendo mi pare, no? Ma già abbiamo fatto un percorso, verifiche eccetera, c'è qualcosa che non va, ma pensiamo nel mese di agosto di riuscire a risanare queste piccole mancanze e poi a settembre, come diceva Andrea, partiremo con un programma intenso che cercheremo di sviluppare nel corso del 2015, coinvolgendo soprattutto i bambini che qui non hanno molto spazio, quindi creeremo un'area apposta per dai bambini agli anziani, agli sportivi, famiglie, eccetera eccetera. C'era anche questo discorso sulla disabilità che diceva c'è uno spazio che potrebbe essere adibito? Beh, in programma, diceva il presidente Pancalli, uno sviluppo ulteriore, questo fa parte un po' del futuro adesso, non dell'immediato, quindi sicuramente se si dovesse realizzare quello che diceva il presidente Pancalli per noi sarebbe un raggiungimento di un obiettivo veramente impensabile al momento della nostra proposta, perché significa che coinvolgiamo veramente quasi tutte le categorie di persone, anche chi deve recuperare fisicamente la funzionalità del fisico, e questo mi sembra il posto più adatto. Quindi per tornare alla questione invece proprio ergonomica, ci sono le condizioni insomma per procedere? Beh, oggi credo che questo centro sia un po' ai minimi storici, quindi il nostro obiettivo è quello di rilanciarlo e quindi di creare anche le condizioni finanziarie per poter fare tutto quello che abbiamo in programma. Bocca al lupo allora. Credo, okay. Grazie.